prima lezione avevamo visto questa mossa di bianco con nero che chiudeva e poi c'era il problema con cui bianco collegava di qua. Adesso vediamo con questa. Ok, a questo punto il problema è cosa conviene che faccia nero. Sappiamo dalla prima lezione che se bianco gioca qua collega e quindi nero in qualche modo lo deve prevenire. Ci sono però varie mosse con cui prevenirlo. Quale può essere la migliore? Possiamo anche semplicemente farle passare in rassegna, così poi dopo Giocare in ci testa. riflettiamo. Questa non sembra una forma promettente. Per bianco, per nero. Per nero. Vabbè, diciamo che bianco in qualche modo dovrà finire gote. Forse non è il caso di finire gote adesso, di lasciare questa nero. Però potrebbe giocare questo per questo, per questo. Non so, lei così per Sì, anche. difendere anche il doppio taglio. Però non è che questa forma non si faccia mai. Però non è la migliore. Però in questo caso Se l'obiettivo era quello di separare le due pietre, mi sembra che funzionasse. Se l'obiettivo era non far connettere. ma saranno davvero separate. In una delle prime lezioni abbiamo visto anche questa mossa. Su questa, questa. Non è esattamente proprio tutto collegato, per carità, perché ci sono tanti tagli che funzionano tutti insieme. Pensiamo a questo, questo. Allora, se bianco difende di qui, lo cattura. Cui, che so, qui. Per allora iniziano a entrare in gioco di nuovo questi tagli. E questo ci riporta un po' alla posizione iniziale. E se per caso si giocasse subito lì? Cioè, Quindi cioè senza questo? No. no, con questa, allora abbiamo detto. Questa è la posizione di Sì. partenza. Poi nero. Sembra un po' problematico, no? Perché, vabbè, se bianco taglia qui siamo contenti perché catturiamo questo, questa e non c'è nessun pericolo. Però ci si chiede, e se Ritorno. bianco taglia qua? E vabbè, e sappiamo che non riesce a collegare perché adesso. Cattura la pietra direttamente. Esatto. Ah, sì, certo. Mi va semplicemente. Ok, supponiamo che bianco venga qui, piuttosto che qui, che di fatto è lo stesso. Ok, adesso c'è questo Atari e questo taglio. Allora, noi sappiamo che se inviamo Atari così, e poi tagliamo, bianco non può difendere qui perché con questa catturiamo le tre e anche queste due ed è un disastro.
Per cui ci verrebbe in mente di fare così. Verrebbe in mente, so, prima andare a Atari e poi tagliare. Come succede se però prima spingiamo? Allora, bianco blocco. Ok, ma questo non lo può fare perché... Esatto. Per cui, se prima spingiamo, bianco non potrà venire qui, dovrà venire qui, dovrà... Allora, supponiamo che venga qua. Non è comunque una buona forma, perché dopo questa deve ancora tornare indietro, perché se no, se non fa nulla, è Atari. Pura. Atari e viene catturato. Quindi dopo questa, bianco in realtà non può giocare qui, non può giocare lì, dovrà giocare qua. E nero può, forse non necessariamente subito. Prima fa modello da tale di questo. Esatto, può giocare qui per qui e poi scendere. Però essendo una sequenza vuota può anche decidere che magari ci pensa dopo, no? Sì, in questa situazione bianco si ritrova veramente passato. Esatto. E comunque per bianco sono vuote, anche per lui sia questa. Un po' connette. Ah, no, no, un po'. Sì. Proviamo invece a vedere. Allora, lasciamo di qui. Questa situazione finale, questa. E da quest'altra parte guardiamo l'altra, così le mettiamo a confronto. Cioè, la, sì, semplicemente la simmetrica. Esattamente. Che è nero. Diciamo che adesso nero inizia da qua, bianco cattura, nero spinge, bianco chiude qui, nero attacca. Bianco cattura e nero per diciamo che viene gote per gote completiamo la sequenza anche di qua quale delle due è più vantaggiosa per nero? L'altra questa? Cioè per... vediamo. Gli ha due occhi aperti, secchi. Allora, tre occhi. Guardiamo un attimo. Com'è che trasformo questa forma in quell'altra? Qui vedo una pietra in più. Che si ha di sotto. Sì. Esatto. Che deve andare di là. E poi deve spedire questa. E ricordiamoci che c'era un prigioniero nero qua. Che in quella forma è stato mangiato. Esatto. Per cui, vabbè, questa diciamo che potrebbe essere un punto in meno per bianco, no? Nel senso che qui poi magari bianco potrà giocare qua e farà 1, 2, 3, 4, 5 punti. Mentre qui ne farà 1, 2, 3, 4. Però, con però è stato pareggiato da questo. Non cambia nulla. Quindi è come se fosse questa la forma finale. Allora, io ho giocato qui e di là invece ho giocato qua. Tra le due. Non so, a me piace di più questa come forma, ok.
per il semplice fatto che bianco è più chiuso, il muro è completo, quindi esatto, uno tende a scappare via. Cioè chiaramente questa risposta, questa non è una risposta del bianco, mentre qui questa è una risposta. Esatto, e qui bianco fa questo. Per cui di fatto è meglio qua. Quindi morale della favola, la sequenza più efficace si ottiene giocando sulla terza mossa, la terza diagonale. Sì, la terza diagonale, il cosiddetto doppio anello. E allora, guarda, vediamo. Che è una mossa che in genere è piuttosto pericolosa. Sì, però fatta nel modo giusto non è così pericolosa. Diciamo che provate a giocarla qualche volta, no? Nelle vostre partite, poi vi renderete conto quando si può fare e quando no. Perché effettivamente in certe posizioni ti fanno a pezzi, perché una tale di qui, una tale di lì, via. Ma in altre serve a togliere libertà all'avversario. Qui è particolarmente importante come mossa, proprio perché bianco ha dei problemi di libertà. Per questo che può andare in Atari, e queste tre che dopo questa sono state giocate in testa due volte da tutte e due le parti. Quando si fanno queste cose in combinazione con la possibilità di giocare anche dall'altra parte, i problemi non sono mai troppi. Però una cosa importante poi è anche continuare nel modo corretto, nel senso che dopo questa di bianco, dare prima tari e poi tagliare è sbagliato. Prima tagliare. La cosa giusta è prima tagli di qua, togli la libertà al gruppo di tre, perché non può giocare lì. E anche questa è brutta. Quindi deve di fatto tornare indietro. Può anche decidere di catturare subito. Se bianco gioca qui... Se bianco cattura subito, nero prima viene qui. No, se bianco cattura subito è sicuramente sbagliato. No, beh, non necessariamente, però... Attari di nuovo. Catturare subito vuol dire che non si fa giocare questa nero. Infatti non è così sbagliato, in realtà. Adesso nero non ha potuto giocare questa, è comunque questa posizione. Sì. Però c'è una bella differenza tra le due posizioni, perché diciamo che nero torna indietro. Ora, guardando questa, abbiamo aggiunto questo scambio. La posizione finale che era questa, per la verità. Abbiamo aggiunto invece questo per questo. Là. E sono un prigioniero in meno e un punto in meno. Magari pure due, se poi viene a giocare qui. Quindi due punti sicuri, forse un terzo, anche se questa per nero è gote e decente per bianco. Però verosimilmente la giocherà bianco. Però così lasciamo quel corridoio aperto. Sì, ma questo anche di là, per il fatto che bianco è catturato. Quindi bianco cattura qua, per poi poter uscire di qui. Cede però due punti. Allora è meglio per bianco stavolta. Ma non rispetto perdere. Alle due situazioni, questa era quella con cui nero prima da tari e poi taglia. Questa invece è quella in cui prima taglia e poi avrebbe dato a tari. Tagliando prima bianco non si fa dare a tari, difende, però perde due punti. Per cui... Però scappa. Sì, vabbè, ma quello comunque non glielo si può impedire. Perché è catturato per prima cosa. Appare di scappare comunque meglio. È la sua scelta, cioè non si può impedire, perché la posizione è questa. Se si taglia, bianco cattura. Se si dà tari, bianco cattura, ma poi su questa può difendere qui. Ed è peggio.